Cari amici di Quotidiano Net, buongiorno. È stata indubbiamente la settimana degli allenatori. Aveva cominciato domenica Zeman anticipando l'arrivo della primavera sul mare di Pescara. Zeman aveva di fatto esonerato Juric, un allenatore la cui colpa è quella di avere un presidente che gli ha venduto tutti i pezzi pregiati della squadra senza sostituirli e di avere la sfortuna di perdere l'altra metà importante della squadra tra infortuni particolarmente gravi. Poi è arrivata la scelta controversa di Mandorlini che ha contribuito ad esasperare la situazione sulla piazza di Genova, tanto più che c'è stato un episodio degno di cronaca perché Enrico Nicolini, quello che avrebbe potuto essere il suo secondo, ha fatto invece una grande scelta di cuore. Io tifo Samp, ha detto, non posso allenare il Genoa. E in una società come quella di oggi, che non solo nel calcio tradisce tutto, dagli affetti all'onore, alle responsabilità, il fatto di fare una scelta così importante, così coerente e così forte ha reso a questo Nicolini sicuramente un'immagine molto diversa a quella che il calcio ci propone quotidianamente. Poi è arrivato il momento di Allegri. Mercoledì è stata la sua giornata, ha mandato in tribuna Bonucci, ha avuto il merito e la fortuna di vincere quella partita con i cambi, ma la sensazione chiara è che Allegri abbia vinto la battaglia, ma Bonucci possa vincere in realtà la guerra. E sicuramente questa vicenda, se può essere chiusa nell'immediato, perché domani contro l'Empoli Bonucci dovrebbe tornare in campo. Questa vicenda, dicevo, ha rafforzato la sensazione forte della società che il profilo di allenatore voluto da questa dirigenza è un profilo diverso da quello di Allegri. Cioè, questa società vuole un sergente di ferro, un allenatore che attacchi al muro i giocatori, che non lasci via via crescere un dissenso che quest'anno nella Juve ha aumentato la propria visibilità fino ad esplodere nel caso più eclatante ed evidente. Ed anche per questo dicevo che Bonucci vincerà la sua guerra e con ogni probabilità si cambieranno. Ma gli allenatori sono stati anche altri. Innanzitutto Ranieri, esonerato a sorpresa dall'Estera, quasi a dimostrazione del fatto che l'unica sempre in testa alla classifica del calcio è l'ingratitudine. Pensate all'allenatore che ha portato il Leicester ad essere tifato da tutto il mondo, ad appassionare milioni di persone nella sua straordinaria favola dell'anno scorso. Ma non solo, il Leicester che ancora oggi è a un gol da una straordinaria qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Bene, il grande imprenditore mondiale dei duty free negli aeroporti, il presidente dell'Ester, ha deciso di farne una logica commerciale. Ha perso troppe partite, non va più bene, è fuori mercato, lo esoneriamo come se fosse un allenatore qualunque. Peccato che invece abbia fatto la storia non solo dell'Ester, ma del calcio inglese. Infine, il giovedì è stato il giorno di Paolo Sousa, allenatore controverso perché è un tecnico bravo e ha non a caso valorizzato enormemente giocatori come Bernardeschi, Chiesa, Marcos Alonso, vogliamo dire anche Kalinic, quindi ha fatto della Fiorentina una squadra, però contemporaneamente ha perso la squadra. Il suo torto probabilmente è stato quello, nel momento in cui non condivideva più le scelte della società, di non abbandonare, di non avere il coraggio di una scelta forte come quella di Nicolini. Infine, la settimana degli allenatori si chiude domani con Carlo Ancelotti, però qui non posso dirvi tutto, vi invito a leggere QS domani l'intervista di Italo Cucci, che vi svelerà su Carlo Ancelotti un particolare importantissimo che finora è sfuggito a tutti. Cari amici di Quotidiano Net, appuntamento al prossimo video.